Juve al Wolfspark Stadion di Amburgo contro l'avversario che dei bianconeri ha fatto a modo suo la storia. Cancellare l'incubo di 17 anni fa, la missione in più per la Juve, che Ancelotti schiera con Tudor in difesa e O'Neill esterno di un centrocampo a tre. In attacco Inzaghi e Del Piero, come sempre l'osservato speciale. Parte dal suo destro, il calcio d'angolo che al quarto trova la testa di Inzaghi che per poco non trova la porta. Quando la scena si ripete dall'angolo opposto a raccogliere l'assist c'è Tudor, che infila dove Booth non può arrivare. È il quinto, Juve in vantaggio. L'Amburgo scatena la sua reazione dopo appena un minuto. Van der Sar c'è sul sinistro di Hollerbach. Nell'altra metà campo, al sesto, ci sono anche Inzaghi e Del Piero. Il contropiede è perfetto fino alla conclusione. Booth chiude, la maledizione sembra continuare. La conseguenza si fa vedere 10 minuti più tardi. Una punizione assist di Cardoso. La Juve ferma a guardare Yeboah che salta e supera Van der Sar. È il pareggio che riaccende l'Amburgo e tutto lo stadio che lo circonda, quello stadio che al 36esimo è costretto a tacere, ad ammirare il numero di Zidane, la corsa vincente di Inzaghi, il tocco sotto che vuol dire 74 gol in bianconero, 13 in Champions League. Juve che può ripartire, Juve che non può permettersi la distrazione, come quando Kovac colpisce di testa e costringe al tuffo Van der Sar. Della ripresa passa attraverso il liscio clamoroso di Cardoso e la conclusione alta di Mac Davicchia, la rincorsa dell'Amburgo, una rincorsa che al primo attacco della Juve diventa ancora più lunga. Al settimo l'assist di Ferrara, con potenza, volontà e precisione. Inzaghi si costruisce la doppietta personale. Il suo 14esimo gol in Coppa dei Campioni prova ad aggiungere tranquillità, almeno nel risultato, ad una Juve che con Birindelli al posto di Giuliano e Kovacevic al posto di Del Piero soffre con il sinistro di Kovac al 14esimo. Può disperarsi con Kovacevic che perfettamente servito da Inzaghi supera Booth ma non il palo più lontano. È l'errore che inesorabilmente si paga. Il cross di Cattelar al 20esimo è più veloce di una difesa che si fa sorprendere ancora, questa volta da Mac Davicchia. Riaperta una sfida che sembrava già chiusa, una sfida che deve ancora regalare l'episodio clamoroso. È il 21esimo. Ferrara stende in area Mac Davicchia. Nessun dubbio per l'arbitro Melo Pereira. È Booth a vincere il duello tra i portieri. È tutta la Juve chiamata a riflettere su un minuto di follia, è tutta la Juve che arriva a non capirci più niente quando il clamoroso diventa assurdo sulla punizione di Cattelar, sul cross di Magdavicchia, sul gol da sorpasso di Kovacs, tutto in una libertà disarmante. È il momento che rovescia una partita che non vuole finire con le emozioni, quando Inzaghi è fronte a Barbarez ci credono in pochi ma ci crede lui, per l'arbitro la trattenuta da rigore, la tripletta dell'attaccante bianconero fissa il risultato che non ti aspetti, restituisce alla Juve solo un punto, 90 minuti da ricordare, da ristudiare, magari da non ripetere. Il fischio di Pereira libera dalla tensione la serata degli 8 gol, celebra le sue firme di Yeboah, Magdavicchia, Booth e Kovacs, quelle dell'Amburgo, di Tudor e tre volte di Inzaghi, quelle della Juve.